Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andremo a vedere che cosa offrono le persone ricche per uno Shadow Dragon. Ma prima di iniziare questo video, come al solito, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Inoltre giù in descrizione potete trovare un sacco di link utili, come il link per gli abbonamenti al canale, il link al mio gruppo Roblox e il link al mio server privato. Tra l'altro nel mio gruppo Roblox trovate anche il merch, tra cui anche il nuovissimo merch di Halloween, che è in edizione limitata, quindi avete tempo fino al 31 ottobre per acquistarlo, quindi mi raccomando, se siete interessati andate a dare un'occhiata. Sono già in un server e voi direte perché? Perché ho già registrato un video, come al solito. Ho registrato un video news che voi avete già visto ieri, ma che riguarda questi pet qua, bellissimi, fantastici, meravigliosi, che almeno a me personalmente piacciono un sacco, che sono questi lupi, questi wolf, e si possono trovare tramite la box. E comunque, se vi siete persi il video news, andatelo a recuperare, mi raccomando. Come ho già detto prima, cosa andremo a fare nel video di oggi? Nel video di oggi andremo a vedere che cosa offrono le persone ricche per questo pet qua, questo bellissimo, fantastico Shadow Dragon, che tra l'altro si abbina benissimo con questo outfit, cioè guardate come sta bene. Io sono viola e nero, quindi sta benissimo. Allora, direi di andare subito al centro. Siamo in un server, in teoria, delle caverne, ma per qualche strano e assurdo motivo le persone non sono nelle caverne, quindi sono tutte qua fuori. Sono anche interessato a un neon albino, ma non c'è nessun neon albino. Abbiamo già un Shadow Dragon. Tra l'altro voglio andare a vedere che non le stelline, ma le stelline da quant'è che non prendo le ricompense? Da tanto, ma tanto non c'è niente che posso prendere, quindi chi se ne. Voglio vedere le interazioni, mi sa che ho nessuno. No, trading everyone. E allora perché nessuno mi fa trade? O sono troppo ricchi o non lo so. Non mi stanno calcolando di pezza, quindi veramente mi sa che devo andare a scrivere trading. Per assurdo non l'ho mai fatto. Trading Shadow Dragon. Ok, perché devo scriverlo? Raga, veramente devo scrivere trading Shadow Dragon? Raga, ho il pet più raro del gioco fuori e non mi sta calcolando nessuno. Vado un attimo a riguardare le interazioni, non sto capendo. Allora, trading everyone. Nascondino sta per iniziare. No, niente nascondino, perché nel video di oggi dobbiamo scambiare lo Shadow Dragon. Ma perché nessuno mi sta... Non posso dirlo. Perché nessuno mi sta calcolando? Raga, in quale universo parallelo sono finito che nessuno vuole lo Shadow Dragon? Oh, una richiesta di Crazy Zebra, che l'ha scritto male, però vabbè. Finalmente vorrei dire, perché non sto capendo. Cioè, come mai io dovrei dargli il mio Shadow per il suo Cosmolald? Ma col cavolo, col piffero che te lo do. Guardatelo proprio. Dai, che cosa offri per uno Shadow Dragon? Mi ha chiesto di offrire per la sua mucca. No, siete voi che dovete offrire per il mio. Ma la gente oggi che si è fumata. Tra l'altro abbiamo 500 Frost Dragon. Ma tanto io sono sicuro che se gli faccio trade mi mandano a quel paese. Vabbè, niente, al tipo non garba. Va bene, ok. Cioè, non vabbè. No comment, sto zitto. Raga, ma che succe? Che succe? Che nessuno lo vuole. Sono in un server ricco, in un server delle caverne. Ok, hot fucks. Cioè, ci sarà qualcuno che mi fa trade? Dov'è lo Shadow? Ok, questo qua mi ha scritto Hello Seer. Quando incominciano con Hello, va sempre male. Ve lo dico già. Oh, raga, sonno. Allora, mi ha detto se gli do qualcosa che non mi serve. Ci posso dare una bullfrog, un cagnolino. Gli do una bullfrog e un baobao. Tieni. Non lo faccio sempre, lo faccio ogni tanto. Tra l'altro ho completato una missione. Bene, bene. Quindi ho guadagnato pure dei soldi. Fantastico, li andiamo a prendere. Ma che cavolo di server sono finito che nessuno lo vuole? Ok, si è... Nome veramente complicato. Ok, un owl. Zio, non ci siamo proprio. Gli scrivo under sorry, perché no, ha detto I add after. Ragazzi, quando dicono che aggiungono dopo, scam. Poi loro escono dal server e non vi aggiungono niente, quindi non vi fidate. Cioè, se quell'offerta è brutta e vi ci aggiungo dopo, no. Ok, ho finalmente delle richieste. Non so cosa era successo prima, che nessuno mi calcolava. Carino, il lava... Drago di lava. Offer. No, non ho nient'altro. Non ho niente da offrire per un lava dragon. Tra l'altro devo annunciare il vincitore del giveaway del lava dragon a breve. Sapete cosa non vi ho mostrato? Non vi ho mostrato questa roba. Guardate che bella. Guardate cosa sono riuscito a ottenere. E... ora faccio ballare tutti i pet. Guardate che carini. Guardate come balla. Ma io dove sono? Ah, lui proprio spicca il volo. Non so perché, ma questa cosa che tutti i pet ballano mi fa impazzire. È troppo carino. Neon corvo. Dove sei? Shadow. Corvo neon. Allora, non credo che un corvo neon ci valga.
Però è una bella offerta. Ok, ha aggiunto un Mega Frost Fury, un Corvo Neon. Come offerta secondo me è carina. Adesso io, ok, dice che in teoria ci vinco io, ma non so se ci vinco io. Non credo di andare a accettare perché ne ho solamente uno di Shadow Dragon, quindi al momento non posso accettare. Però comunque come offerta non è niente male secondo me. Una Turtle Mega, però è under, sicuramente under, perché mi sembra la Turtle ok, un Evil Unicorn, perché se non sbaglio una Mega B, la B più o meno, è Mega Kitsune, ok, Mega Sabertooth. Allora, come offerta non è il massimo, però comunque secondo me non è così terribile, non è terribile. King B Neon, adesso io non so che offerte facciano per lo Shadow Dragon, però questa qua comunque non è bruttina secondo me. Secondo me non è male. Ok, questo qua è un 1, questo è un 3. Quindi devo ovviamente aggiungere. Niente, niente, declinato. Wow, guardate, c'è un Basilisco Mega, non l'avevo mai visto. Oh mio Dio, bellissimo. Mega Flyride Evil Basilisk, bellissimo. Mi offre un Parrot Neon. Allora, non so quanto valga un Parrot Neon. È un pet davvero, davvero carino. Non è tra i miei preferiti il Parrot, ma Neon è davvero bello. Non so se... cioè, in realtà non so se è fair. No, mi fa, vedete, lose. Io questi video li faccio anche per capire io quanto vale. Sì, mi sta aggiungendo della roba... non lo so, cioè secondo me quella lì era un po' fuffa, nel senso che gli Snow Owl sono difficili da scambiare. È con Mega Evil Unicorn. Ok, vediamo lui cosa offre, che poi si chiama Bacon Hair Legend. Ok, wow, ok, un Bat Dragon. Voi sapete che io amo i Bat Dragon, ma... ho visto un albino Monkey Neon. Ferma tipa. Allora ti do per l'albino Monkey Neon. Niente, ha declinato raga. Oh, non ce la posso fare. Questo qua è Junior, che poi non capisco perché le albino Monkey sono tutte o Newborn o Junior. Non ne trovo Full Grown. C'è manco a dire che la trovo Full Grown. Niente. Danut è speciale. Ok, mi ha messo un unicorno Neon, un Evil Unicorn Neon. Allora secondo me l'Evil Unicorn Neon non ci vale, dovrebbe aggiungere un pochino. Ok, abbiamo una richiesta di trade. E quello di prima, Mega 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 Neon Neon Neon. Diciamo che a parte la Turtle e il T-Rex, niente di che. No, niente di che. Possiamo ottenere decisamente di meglio. Un Mega Basilisk. No, raga, ecco. Ecco, stanno facendo le cose. Basilisco malefico. No, raga, non mi dite che... non vi prego, non voglio che traducano i pet. No, i pet tradotti no. No, vabbè, Basilisco Mega è decisamente poco, però, raga... no, Basilisco malefico. Ok, Manly Ray, cosa... cosa ci offri? Wow, un Owl No Potion, un Parrot Neon Flyride. Ah, in realtà non so se ci vale, allora io qua c'ho il sito, adesso guardo, vediamo se ci vale con un Owl No Potion. Ecco, con Owl No Potion in realtà questa è una small win, il problema è che non lo voglio scambiare, però come offerta, gli ho scritto wow, very good offer, però comunque vado a declinare, ma ragazzi bellissima l'Owl No Potion e il Neon Parrot, pazzesca ragazzi, pazzesca. Veramente mi piace un sacco. Vabbè, questo tipo c'ha uno Shadow Dragon Neon. Non credo che basti il mio intero inventario veramente per questo pet. Secondo me è super under, perché lo Shadow Neon vale un po'. Vabbè ragazzi, direi di concludere qua il video, perché è da un po' che registro. Mi hanno fatto un po' di offerte in questo server. All'inizio è stato un po' lento, cioè nel senso all'inizio non mi hanno offerto tanta roba, ma poi andando avanti comunque mi hanno offerto cose carine. Fatemi sapere voi sotto nei commenti se c'era qualche offerta che secondo voi era da accettare assolutamente, qualche offerta che voi avreste accettato. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Come al solito lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani in una nuovissima live. Vi ricordo qui alle 17, attivate il promemoria, sarà da qualche parte. Ciao!